Il primo provvedimento adottato in tal senso dal questore di Pescara dopo la rissa del 6 febbraio scorso è la dirigente divisione anticrimine Daniela Pasqua. A riferire che a uno dei minori coinvolti è fatto divieto di frequentare i luoghi della movida, i locali pubblici e persino le zone adiacenti per un periodo di un anno. Il questore Liguori ha applicato il provvedimento nei confronti di uno dei minorenni al di sopra dei 14 anni che avrebbe dato vita alla rissa del 6 febbraio scorso fuori da un locale di via De Cesaris nel centro di Pescara assieme ad altri due ragazzi quando si era ancora in zona gialla nei pressi di Piazza Muzzi con relativi assembramenti incontrollati e l'intervento delle forze dell'ordine. Si tratta del primo provvedimento del genere emesso dal questore in città su procedura analoga e allargata ai DASPO applicate nel settore sportivo. Personale di polizia presente sul posto, anche in considerazione del fatto che si trattava di un sabato sera e che eravamo da poco tornati in zona gialla, quindi ovviamente c'era molta affluenza di persone, di cittadini. Quindi, in occasione di questa rissa, nel corso della quale sono stati anche lanciati dai partecipanti tavolini, suppelletti, le sedie, la polizia ha prontamente fermato ed identificato tre giovani, tra cui un soggetto minorenne, al quale il questore, ribadisco, per la prima volta da quando questo tipo di misura preventiva è stata introdotta nel nostro ordinamento, l'ha applicata. Poiché aveva delle precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per rissa e addirittura per ubriachezza, il giovane si è visto applicare questo provvedimento, in conseguenza del quale per la durata di un anno non potrà avvicinarsi, non potrà accedere ai locali pubblici o ai locali di pubblico trattenimento situati in una zona ben delimitata, che è appunto quella del centro della movida, e un divieto poi che si va ad estendere anche alle vie limitrofe a questi locali. Provvedimento di allontanamento che può variare da 1 a 5 anni e se non sarà rispettato si rischia persino il carcere. Che alla luce dei dati non troppo confortanti del Covid nell'area metropolitana Chieti-Pescara ci sarà un ulteriore giro di vite. Sicuramente poi, al verificarsi di determinati episodi come quello che vi ho ricordato di una rissa, dove ci sia proprio il compimento di reati, si deve intervenire in maniera diversa, in maniera più incisiva.